questa nostra prima chiacchierata. Oggi parleremo di un volume, l'autore è Shigeru Mizuki ed è un manga intitolato Hitler, edito in Italia dalla Rizzoli e Lizard. E sapete anche meglio di me che i manga ovviamente hanno una lettura differente da quella che sono i nostri libri, perché si leggono in maniera opposta, per noi sarebbe dal fondo all'inizio, e anche l'impaginazione quindi ha un orientamento completamente differente, com'è nella tradizione del fumetto giapponese. Shigeru Mizuki, nato nel 1922, è uno dei mangaka più importanti del Sollevante e ha fatto quest'opera abbastanza ponderosa e interessante nella misura in cui ovviamente è un tema di rilevanza storica, è la biografia di Adolf Hitler dalla nascita fino alla morte, al suicidio nel bunker, ed è visto ovviamente dagli occhi di un giapponese. Ricordiamoci, storicamente i giapponesi furono alleati del Terzo Reich, e quindi lui lo racconta anche con la criticità dell'adulto che è stato testimone storico, però anche lo sguardo di se stesso, della sua epoca, e quindi di come lui da bambino ebbe una fascinazione per questo personaggio storico. Del Terzo Reich, sicuramente quando si parla di nazismo la prima cosa che tutti associano è la Shoah, termine più esatto è Shoah piuttosto che Olocausto. Nel caso di questo graphic novel, anzi manga, è un argomento molto all'atere. Quello che è più concentrato è l'Hitler stratega, guerrafondaio, come si fece rinascere la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la perdita della Prima Guerra Mondiale, e quindi anche la crisi, la perdita di territori, la perdita dell'esercito. Hitler incarnò uno spirito dei tempi, e diciamo che era lo spirito dei tempi della popolazione, la rabbia, la frustrazione data dalla fame, data dall'umiliazione. Comunque il popolo tedesco è un popolo estremamente orgoglioso, e in questo c'è una similitudine con i giapponesi, e anche estremamente disciplinato. Ovviamente una delle cose che viene narrata è l'esigenza di costruire un nemico comune. L'ideologia nazista si costruì su alcuni vettori e si fece forza e riunificò un popolo sotto l'egida dell'odio. La prima era costruire un nemico comune, che in questo caso doveva essere un nemico riconoscibile, e sentire l'allarme era fondamentale. L'allarme lo costruiva ed era identificato comunque col comunismo e con la Russia, cosa che Hitler pensò di potersi alleare con diverse nazioni contro il nemico rappresentato dall'orso sovietico. E l'altro, costruire il pericolo, l'allarme interno, diciamo una strategia della tensione, qualcosa che poi è a tutt'oggi vige, no? E costruire sempre il nemico e qualcuno di riconoscibile con una forte identità, e in questo caso erano gli ebrei, perché gli ebrei hanno delle tradizioni molto riconoscibili, lo Shabbat, l'alimentazione che piace e tante altre cose, la pettinatura, la barba, la circoncisione. Si può dire che l'Europa ha una lunga e triste tradizione di antisemitismo, di pogrom,
popolo errante che ogni tanto è stato perseguitato, allontanato, sterminato. Si pensi anche alla Santa Inquisizione all'epoca della peste nera. Però questa è una delle tematiche. L'altra tematica su cui era costruito il Terzo Reich era l'edificazione dell'ideale di un Reich, di un Reich minerario popolato da una razza pura, da un'identità che era stata inquinata e modificata, e quindi il ritrovare quello che era il puro tedesco, la razza ariana, e un popolo che era stato fortemente mortificato dalla sconfitta della Prima Guerra Mondiale. Si riuscì a avere questo scatto d'orgoglio. L'altra cosa è il concetto dello spazio vitale. Hitler mutuò in fondo anche questo concetto da Mussolini, per cui all'inizio ebbe una grande fascinazione. Nel manga di Mizuki, Mussolini fa brevi apparizioni e dall'occhio del giapponese, cioè visto in maniera molto ironica, sicuramente è stato visto o disegnato in maniera più esaltante la figura di Hitler. La figura di Mussolini è più ridicolizzata. Viene raccontato la perdita della realtà, semmai ce ne sia stata una, proprio attraverso la maschera. Il disegno non è realistico, è fumettistico, ma dovete pensare a un disegno che si rifà a una tradizione giapponese, a una tradizione delle maschere no, a Dokusai. È un tratto grafico che richiama molto le maschere del teatro. Quindi le fisionomie non vengono ritratte come in fotografia o come in un disegno che cerca di rappresentare la fisionomia, bensì vengono disegnati come caricatura dell'emozione, cioè come l'ira, l'angoscia. Noi abbiamo le maschere del teatro che rappresentano ognuna delle peculiarità caratteriali: Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, quindi è Gianduia, Colombina, e anche nel teatro giapponese c'è questa, come nel teatro greco, pensate. E quindi il personaggio porta una maschera, e questo è estremamente interessante, perché l'emozione, la decodificazione del personaggio è più legata alla lettura della maschera all'interno di una azione che è frigida, come l'ambientazione. L'ambientazione è uno sfondo praticamente disegnato, che dà l'idea sempre di un'immagine teatrale, più di una scenografia, di un appoggio. Ovviamente l'impaginazione invece è estremamente dinamica, che dà anche l'idea della cascata, della teoria del piano inclinato degli eventi, soprattutto quando si racconta un qualcosa di storico che sappiamo come va a finire. Il libro è corredato da un'interessante appendice, oltretutto molto curiosa per essere questo tipo di libro, in cui c'è la cronologia della vita del personaggio, tutti i personaggi e la mappa dell'Europa all'epoca. E quindi dà al lettore, che può essere di qualsiasi età, anche un'idea di documentazione. È un modo molto interessante di trasmettere
un'epoca storica, una storia. È un'opera veramente molto bella, molto interessante ed è estremamente equidistante. Non fa una morale, ma non fa neanche un'esaltazione, riporta i fatti. L'unica cosa su cui l'autore ovviamente traccia una demarcazione è la follia che poi ha portato allo sfacelo dell'Europa, a ulteriori conflitti, alla Shoah, a una guerra sostanzialmente fratricida, se l'Europa siamo tutti noi. Quindi, come ho detto all'inizio, Shigeru Mizuki Hitler della Rizzoli, ve lo consiglio, qualsiasi sia la vostra età, perché è un modo affascinante e avvincente per avvicinare la storia o per ricordarla o per analizzarla. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo presto. Iscrivetevi, condividete e like se vi è piaciuto. Aspetto vostre anche opinioni. Arrivederci alla prossima.